Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi finalmente posso fare il video in cui mostrarvi l'album finito delle Gorgeous Santoro. Ci ho messo un po' di tempo a finirlo, però non è stato così facile, comunque poi non ho avuto tantissimo tempo, ma finalmente ce l'ho fatta. Quindi qua c'è l'album completo. Quando ve lo avevo fatto vedere vuoto, vi avevo chiesto se vi poteva interessare vederlo completo. Molti mi hanno detto di sì e quindi adesso ve lo mostro, quindi ci spostiamo sul mio tavolo e vi faccio vedere tutto l'album, come l'ho completato io, come l'ho personalizzato, perché ci sono anche delle parti da personalizzare, quindi andiamo subito a vedere. Dunque, vi faccio vedere un po' com'è l'album completo. Qui ci sono queste bamboline qua che voi potete andare a prendere a modello per andare poi a vestire quelle figurine che erano bianche, quindi potete metterle come volete perché qua non c'è numerazione. Io ho scelto questo abbinamento. Poi qui c'è la prima parte personalizzata che dice: se tu fossi una stella che brilla nel cielo notturno, dove invieresti la tua luce più calda? E io ho risposto: nel cuore delle persone che amo. E questa è la pagina, completa invece con le figurine. Poi qui, ci sono altre figurine, ovviamente c'è una parte da colorare con colori blu, quindi tonalità del blu perché deve ricordare il mare e io l'ho colorata in questo modo. Poi qui, c'è una parte di nuovo molto carina perché Fantasie dei sogni, eccola qua, c'è questa bellissima immagine, poi c'è Lascia che la musica delle onde e del vento ti conduca nel paese dei sogni. Questa frase mi è piaciuta talmente tanto che l'avevo messa anche come stato di WhatsApp. Poi qui dice: tutto è possibile, qui le regole della vita quotidiana non valgono. Ci sono queste bellissime figurine. Poi qui c'è un'ultima frase che dice: quale sogno non vorresti dimenticare? Al risveglio cerca di annotare sempre i tuoi sogni. Ecco, questa è una cosa che io non faccio semplicemente perché già quando mi sveglio i sogni non me li ricordo e questo un po' mi dispiace, devo dire. Poi qua c'è una parte dedicata alla festa e comunque al fatto di stare insieme in compagnia e dice: cosa non dovrebbe mancare alla festa dei tuoi sogni? E io ho risposto: la mia famiglia e le persone che amo. Un ambiente caldo e accogliente, serenità e allegria, musica, rinfresco e la torta, facendo l'ipotesi che sia una festa di compleanno, e palloncini e decorazioni, perché a me piacciono tantissimo quelle feste dove ci sono palloncini e decorazioni. Qua ci sono le figurine, così, e qui c'era di nuovo uno spazio bianco da colorare. Io ho scelto queste colorazioni qua. Questa è una parte dedicata al freddo, diciamo così, perché ci sono tutte queste figurine che ricordano appunto la stagione fredda. Qui c'è addirittura il pattinaggio sul ghiaccio, quindi insomma avventure sulla neve il titolo. Questo fra le nuvole, così, qui c'era un cruciverba, parole crociate. Quindi l'ho completato, vabbè, questo non ve lo leggo semplicemente perché sono parole da mettere, da inserire in un cruciverba, quindi niente di che, vi faccio vedere solo le figurine. Questa è un'altra parte molto carina dell'album perché c'è una ricetta, la ricetta dei biscotti all'arancia. Non ho ancora provato a realizzarli, però è una cosa che faremo poi insieme, quindi li condividerò qua con voi sul canale quando farò questa ricetta. Qui c'era un altro giochino, diciamo, c'era una specie di labirinto. Io ho scelto un percorso che mi ha condotto qui alla farfalla. Poi, se avessi scelto un altro percorso, potevo arrivare negli altri due punti. Comunque, qua ci sono queste figurine. Questa è una parte dedicata all'amicizia. Qui si parla anche di animali perché c'è il gatto. Il solo e unico, scopri tra i gatti qui a fianco l'unico identico al modello. Ecco, questa è una cosa che ancora non ho fatto perché mi devo mettere un po' lì con calma per fare una cosa del genere. Comunque, queste sono le figurine. Qui c'era una di queste griglie, diciamo, in cui bisogna trovare all'interno tutte le parole, è dedicato ai fiori, quindi ho completato anche quello. Queste sono le figurine.
Poi qui c'era una parte da completare, da colorare così e chiedeva qual è il tuo fiore preferito. Io ho messo l'anthurium, che è quel fiore che sembra un po' un cuore con un pistillo al centro. Andiamo avanti con l'album, qui ci sono queste figurine qua. Qui di nuovo una parte da colorare, ecco qua. Questa è una parte dedicata alla fantasia perché dice inventa e crea. Queste sono le figurine. Questa, scusate, questa è la figurina, avevo inquadrato male. E poi ci sono queste tre qua sotto. Questo è dedicato ai segreti del bosco. Queste sono le figurine. Qua c'è una specie di domino con gli animali, fatto così, e queste sono le figurine corrispondenti. Questo è il pezzo che mi è piaciuto di più, Tesori nascosti. Qui c'è un altro labirinto e queste sono le figurine. Qui c'è una bella frase che dice: cammina in silenzio, ogni angolo del bosco può nascondere una fata, una creatura misteriosa o una pianta sorprendente. E qui ci sono le figurine. Queste mi sono veramente piaciute tantissimo, queste qua con i funghi così. Questa, tra l'altro, è una figurina che sembra un po' di stoffa, veramente bella, particolare. Qui c'è un'altra parte un po' più creativa, diceva di disegnare questo uccellino in pochi tratti, quindi io ho seguito il modello perché in realtà non so disegnare, però alla fine me la sono cavata perché è venuto più o meno uguale al modello, quindi dai, me la sono cavata abbastanza bene. Qua ci sono le figurine, eccolo qua. Poi qui c'è un'altra parte con questa che era una figurina da attaccare e poi ci sono le altre tre figurine, eccole qua. Questa invece è una parte che ho completato solo con le figurine, ma non nella parte da personalizzare, perché chiedeva di scrivere un racconto. Dice: c'era una volta, poi scrivi, il tuo racconto inizia così. Io una volta scrivevo tantissimo, però adesso non ero tanto ispirata, non mi è venuto me in mente nulla di particolare e quindi l'ho lasciato bianco, non avrei saputo in questo momento che cosa scriverci. Comunque poi magari ci penserò e lo completerò. Questa è una figurina, qua vedete su tutti i materassi c'è la bambolina che era una figurina, appunto. E qui c'è una frase che dice: in ogni libro si nasconde, come se fosse un tesoro, una storia in attesa di essere scoperta. E sono assolutamente d'accordo, da buona amante dei libri. Qui ci sono le altre figurine. Vedete com'è carino comunque questo album, è molto molto particolare. Qua dice un mistero incantato, eccolo qua, ci sono le figurine, sono molto belle, molto delicate secondo me queste figurine. E qui chiedeva di completare questo messaggio segreto seguendo il linguaggio dei fiori praticamente e la frase che è venuta fuori è certo che dove ci sono bambine ci sono anche fate. Vabbè, è una cosa comunque così carina. Qua c'è questo bellissimo disegno e poi qui ci sono le figurine corrispondenti. Eccole qua. Anche questa è bellissima, questa figurina qua, perché sembra che sia di stoffa, poi ha questi glitter sulle ali. Sono veramente delle figurine super rifinite. Io non me l'aspettavo che fossero così belle, sono veramente belle. Poi qui c'è quest'altra sezione con queste figurine così. Eccole qua. Vedete come sono carine? Qua chiedeva di fare un cuore, io però questo non l'ho fatto, l'ho lasciato così. Poi c'è la parte dedicata ai colori delle emozioni, chiedeva di colorare queste bamboline che ho colorato entrambe e qua ci sono le figurine. Anche questa è fatta un po' di stoffa, è particolare, vedete, sono proprio belle. Poi qui c'è tutta una parte dedicata alla fantasia. Qui chiedeva di disegnare il travestimento preferito. Io ho disegnato questo abito anche se non so assolutamente disegnare, quindi vi chiedo scusa perché sembra fatto da una bambina di 5 anni, ma io proprio col disegno sono una frana, però riprende un po' l'idea del modello di abito che mi piacerebbe se dovessi andare magari ad una festa in maschera.
e queste sono le figurine. Questa anche è bellissima, è dedicata alla strega, diciamo, perché ha il gatto, la scopa e il cappello a cono, ma è bellissima perché è tutta di glitter, quindi è veramente carina. Poi c'è questa, passeggiamo nel bosco, eccola qua. Quindi per passeggiare nel bosco hanno pensato a questa. Poi c'è, è Halloween, e c'è la bambolina con la zucca in mano, eccola qua, così. E poi c'è un costume in tessuto, eccolo qua, questo. E poi ci sono queste, per fare paura, questa qua. Poi c'è questa che è teatrale, e poi c'è l'ultima che è una maschera elegante. Sono tutte molto molto carine. Poi c'è questa parte tutta dedicata all'amore, con un labirinto da completare che porta alla pietra preziosa. Questo che è veramente carino. Poi ci sono queste due figurine. Qua c'è una frase: amare è prendersi cura del tuo cuore e di quello altrui. E poi ci sono queste tre figurine qua. È veramente bello. Lo so che l'ho già detto 1000 volte, ma adesso che lo sto sfogliando di nuovo mi rendo conto di quanto mi piace questo album. Poi questo è dedicato alla gioia di condividere. Qua ci sono queste figurine così. Eccole qua. Qua chiede di colorare con colori caldi, che sono quelli dell'amicizia. Io l'ho colorata in questo modo. E qua ci sono le altre figurine. Questo al di là della luce, e ci sono queste figurine così. Sono tutte bamboline che hanno le ali. Eccolo qua. Qui c'è un altro di questi tipo cruciverba in cui cercare le parole. Qua c'è un'altra bellissima figurina e qui c'è l'ultima. Eccola qua. Questo è tutto dedicato ai sogni. Qua dice sogna sempre anche ad occhi aperti. Ci sono le figurine che sono queste, bellissime. E poi qua dice nel cielo, fra nuvole soffici come il cotone, fluttuano tutti i tuoi pensieri. Qua ci sono le altre figurine, eccole qua. E poi qua dice disegna le stelle nel cielo. Io vabbè, le stelle nel cielo non le ho disegnate, però dice di notte scrivi cosa può riempire di luce la notte più scura. E io ho scritto un bel sogno che mi trasmetta positività e mi faccia svegliare con il sorriso sulle labbra. L'abbraccio delle persone che amo, osservare le stelle e la luna, pensare ad un bel progetto. Sono le cose che mi sono venute in mente che potrebbero rasserenare un po' una notte un po' più scura. Poi questo è dedicato alla pace, alla calma e alla felicità. E qui dice di completare, secondo questo alfabeto un po' particolare, vuoi sapere un segreto per essere felici? La cosa più importante è l'armonia, è venuto fuori. Tra l'altro io, da donna di 40 anni e nella mia esperienza appunto di questi 40 anni, posso dire che è proprio vero, perché quando c'è armonia, si è comunque un po' più felici, si riesce ad essere sereni e felici. Secondo me è vero che l'armonia fa questo effetto. Almeno secondo la mia esperienza. Comunque andiamo avanti con le figurine, ci sono queste, e poi c'è l'ultima pagina che è questa, in cui ci sono queste bellissime figurine che sono andata a completare io. Quindi sono quelle senza numero, io ho scelto di abbinarle in questo modo, rifacendomi comunque al modello della prima pagina. Ecco ragazzi, questo è l'album completo. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo, sono contenta di averlo preso. È vero che è una cosa magari un po' più infantile, sicuramente non da donna della mia età, però volevo fare una cosa di questo genere, quindi l'ho fatta senza farmi troppe domande. Questo era il mio album completo, il mio modo di completarlo nelle parti da personalizzare. Fatemi sapere nei commenti se anche voi lo avete completato, se lo avete acquistato. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.